Allora, tanti tanti auguri a te, a tutta Napoli. No, no, Salemme, auguri a te. Voi tutti i fiorentini che siete simpatici. 20 minuti dopo. Tanta merda, tanta Tanta merda. merda. 20 minuti dopo. 20 minuti dopo. Allora, auguri a te, a tutta Napoli. Bueno, va via, papà. Simpatico Salemme. Simpatico. Il nostro canale supporta i contenuti originali. Guardate la puntata su Prime Video prima di vedere il nostro video. Bentornati ragazzi, bentornati su 14 Project, sempre qua con la serie prediletta, ovvero la nostra La serie fantastica. evento, no, 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 meno no, no, male. Meno calmi, 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 male. non invochiamo mostri sacri. No, no. Oggi facciamo Heidi e Ah, stiamo buoni, che bellezza. ok? Belli Con la tranquilli. puntata numero 14. Oh, finalmente, la puntata numero 14. L'aspettavamo. L'aspettavamo, tutti la stavano aspettando. Sì. Tra l'altro abbiamo visto ora il titolo, si chiama Operazione Fiocco di Neve. Può finire malissimo, io Può te lo finire dico. Questa malissimo. può andare malissimo, però le speranze ci sono. Le speranze ci Magari. sono sempre perché Insomma. Heidi regala sempre più o meno qualche gioia. Ecco, Sì. La scorsa puntata. appunto, peggio di quella è Direi difficile, eh. Direi a questo punto, di iniziare. vediamo cosa ci propina. Neanche propone, direi propina. Sì, propina. Sembra più corretto. Anche questa mattina Heidi e Peter salgono con le capre al loro pascolo preferito. Ma la Meno serie è male. ricominciata da zero, Sì. praticamente. Invece Peter sembra avere dei grossi problemi. Vorrei sapere come posso fare a dirglielo. Prego? Non Vorrei so. saperci. È un demone. Il problema è che un demone si è impossessato di Peter. Ah, via. Non dorme neanche. No, no. Attenzione. Non Mi tappi la mangia. gonna, smettila! Fai piano! È geloso di Fiocco di Neve. Chi sei altro che quella capra per te? Boh. E poi è qui per mangiare, non per giocare, lo dovresti sapere. Qualcuno è geloso, eh? Ah, sì. Un'altra novità. Peter geloso. Non sono affari tuoi. Certo che sono affari miei, sono tua amica. Che ti sei messa in testa? Non l'ho capito. Peter non era arrabbiato, era solo molto preoccupato. La mattina in paese aveva sentito una brutta notizia. Fiocco di neve non è ancora arrivata. Ma non te l'hanno detto? Da oggi non verrà più su con te. Lo sapevo che ti sarebbe dispiaciuto quando lo avessi saputo, ma capirai, ormai hanno deciso di venderla. Plot twist incredibile! Vendono Fiocco di Neve. Che ha fatto? Ha rapito Fiocco di Neve? Allora lo sapevi? Già non posso più tenerla, è la sua ultima estate, visto che non vuole crescere. Ah no, l'ultima estate e poi la vendo. Vedi? Perché non cresce. Quindi è triste e preoccupato per Fiocco di Neve. Quindi operazione Fiocco di Comprerà Neve, nonno. eh? La comprerà La nonno. picchia per nonno, gli toccherà Oh, pigliare al oh. nonno, sicuro. Ti immagini? Giorno. Dice che non possa tenere fiocco di neve. Oh, la casa a metà. Rompe coglioni per 2 mesi. Sei andato giù nel dirupo per Per pigliare pigliare quel troiaio lì. Anche Adi si fa il culo, certo. Moia. Peter! Peter. Che hai trovato lì? Fammi vedere. Una specie di erba medica. Me la vuoi tenere, per favore? Buttala giù. Oh, mi è caduta. Forse hai dormito male. Sì. Deve essere quello. Non dormo mai male. Ti incazza però. Cosa mi devi dire? Vendono fiocco di neve. Sì, dovrà essere venduta. Ti incazza. Ah, la vendono al macellaio. Metterlo non possiamo permetterlo e loro non Non possiamo farci niente. Addio. Non possiamo farci niente. La potete comprare. Non lo permetterò, non Bello posso. questo.
Non mi viene in mente niente, anch'io non so cosa si può fare. Cazzo può fare, Peter? Non è proprio possibile. Voglio così bene, fiocco di neve, e a te non importa niente. Che succede nei capelli di Heidi? Non lo so. Vale. Sti stacchi sull'aquila. Che palesemente è piantata lì. L'aquila è ferma e il resto che si muove. Tanto quanto la fanno durare, sta. Hai una faccia come se dovesse piovere. Ti ho appena detto qualcosa, hai sentito cosa ti ho detto? Vogliono ammazzare Fiocco di Neve e tu pensi soltanto alla mia faccia. Ora ne busta. Noi contadini teniamo le capre per avere del latte e col latte facciamo il formaggio. Il formaggio lo vendiamo o lo cambiamo? Il formaggio è il formaggio. È il pedaggio. Il pedaggio. Vediamo chi prende questa citazione. Oh, andata, piange un po' sotto l'albero, finalmente. Secondo me stavolta gli risponde. Sì, può essere. Comunque allegria ste puntate. Madonna. Mamma mia. È diventata una dai capelli rossi. Fiocco di neve non è nostra e non ho alcun diritto di immischiarmi. Ci sono cose al mondo alle quali ci si deve rassegnare. Comprala. Tanto. Dai due pezzi di formaggio. E si sa, il formaggio del nonno è il migliore al mondo. Il più preoccupato mi sembra Nebbia della situazione. Ho visto disperato. Vieni da me, Fiocco di neve, su. Oh, madonna. Fiocco di neve. Questo. Yeah. No, non la picchiare. No. No, no, resta qua. Wow. Ma è la mia capra. Dove la portano? Non posso, no, no, no. È diventato un film di Tim Burton. Vieni da me, bambina mia, svegliati. Ah, Babbo Natale. No, no, ma non si può fare niente. E dai. Io chiederò un'altra volta, secondo me. E soprattutto quelle aromatiche. Peter già ne ha raccolte. Bene, sì, lui se ne intende di capre. Le erbe che crescono più in... Serviva la musichetta di sottofondo. Sì, molto. Non rompe per niente i coglioni. No, più che altro ad hoc, proprio città popolare. La capra sta morendo. Lui è cresciuto qui in montagna. Si arrampica addirittura meglio dei camosci. Sì. Lì non ci puoi andare tu, è troppo ripido. Ma che? Non è per niente ma... ripido. No, ma che? Poi scalza, è proprio il suo. Ecco, te l'avevo detto. Adesso sei rimasta incastrata. Non posso scendere né salire, rimango qua. Rimango qua. A vertebra di moffetta lì. È tutto franabile poi. È tutto franabile. E come? Che ne so, fatti venire in mente qualcosa. Bene, arrivo, però è l'ultima volta. Mi è venuto in mente che potevi stare giù invece di salire. Era così facile? Tu sta attenta. Sono per terra praticamente. A me non sembrava tanto ripido. Te l'ha detto che lui è meglio di un camoscio. Va là. È l'uomo ragno. Immagini cosa sono riuscita a trovare là dietro. Spava. E adesso, che ne dici? Che ne dici di questo? Sono velenose. Ah. Questa qui va bene. Ah. Vabbè, va bene, più o meno. Apprezziamo lo sforzo. È bello, gli dava le erbe velenose. Sì, al macellaio non ci arriva neanche. No. Questa è la classica Heidi. Appesa a gambe solo per i piedi sul dirupo. Non ci va neanche lo stambecco. Cioè, appunto, è lì che dice, ma che cazzo sta facendo? Dorme in piedi. Il fiocco di neve non c'è più, dov'è andata? Eccola, non la vedi? Madonna, bimba, sei brillante. Non è che dormi. Hai l'aspetto stanco, non ti avrà dato tregua oggi, vero? Lo sai il nonno, vai. Domani vengo a prenderti, eh? Non la vedo.
Sarà in terra dietro nebbia che dorme. Penso un Gianni Infartino. Poi dorme spiaccicata lì. Questa musica c'era già stata? Non me la ricordo. Ma come va? Dai, queste capre, madonna ragazzi. Le capre, ma tutte le volte. Grande nebbia. Che spettacolo di cane. Addio. Madonna. Il vecchio dell'Alpe mantenne la sua prova. Per Peter fu davvero un grande aiuto. Praticamente fece tutto nebbia. E così si sarebbe potuto dedicare con Heidi alla ricerca. Io non abbiamo nessuno. Non c'è la marmottina. Tommy Gall, la marmotta. Sei proprio brava tu. Aiuto! Boom. Che imbecille. È grave, ti fa molto male. È grave. È grave. Ti fa male. Culo. Non è niente, l'importante è che le piaccia, il ginocchio guarirà. Oh, anni e anni di sviluppo dell'uomo. Vedi, ha imparato dai cani, fanno così. Mi immagino Peter che si lecca le palle. Grazie per questa immagine. Questo fiocco di neve è per te. Vai. Sì, maiale, quanto cazzo la fa mangiare? Esplode. Piano piano l'estate andava finendo. Le giornate... Dice. Non le prenderemo, rimangono dove sono. È troppo alto e poi c'è troppo vento. Mm. Vieni, torniamo indietro, è inutile. Vai. Addio. Le trovo a schiantà per forza in questa puntata. Dai, dai, ti dico, ma lo vedi dove cazzo sei? Per piacere. Ma fiocco di neve non mangia quell'erba da tanto tempo. Vai. Ecco. Che faccio, vai. Ma porca di quella puttana, vado là. Ma vado dove cazzo sta andando? Io non ne ho nessuno. Cioè, ma... Guarda come cazzo c'è arrivato, dove si sta aggrappando, non c'è niente. Anche lei è Spider-Man. Sì, no, lei è veramente Spider-Man. Vado là. Sono i cavalli, è come il cavallo di Skyrim, che può salire qualsiasi roccia. Ecco, ora vola via. Ma guarda dove sta andando, io. Vai. Non mi ricordavo che erano 14 puntate, Heidi. Heidi! Heidi! Mi è entrata una pecora. Ma non me va. Dai, Peter, allora sale a cavallo di nebbia. Sì. Vabbè, ora lassù non può fare neanche nebbia. Aiuto, non ce la faccio più! Vai. Non mollare. Un'altra giocata da Spider-Man del buon Peter. Presto, mi glitchano le mani. Devi farcela, prendimi la mano. Non va! Non va. Non va. Non va. Non mollare. Vai. Cioè, scusami, come continua la serie? Boom, grande nebbia, fa scudo. Che spetta. Cioè, io mi giocherei un ma, se posso. Cioè, se non era 300 kg di cane. E Heidi promise di nuovo di dare finalmente ascolto a Peter. Va là, com'è concia. Ma questo non aveva alcuna importanza per Heidi. L'importante era poter aiutare la povera fiocco di neve. Ora sta sentendo il nonno. Già il giorno dopo era di nuovo in piedi e continuava a arrampicarsi tra le rocce senza... Mi sa molto di... Forse no. Cioè, la musica è quella, però... Forse è il finale di puntata. Forse è il finale. Secondo me dice la prossima puntata. No, forse
Stavolta è colpa nostra. Quando parte la canzone dobbiamo bisogna stoppare subito. Quella è la musica degli spoiler, quindi. Sì, esatto. Vabbè, ora lo sappiamo definitivamente. Vabbè, dai, perlomeno è successo qualcosa in questa puntata. C'è stato un mini plot twist. Sì, c'è stato, esatto, il fatto che Fiocco di Neve non mangia, insomma. Quello è stato interessante. Poi è passato un sacco di tempo anche qui. Io sì. Sono passati 2 anni tra un po' dall'inizio della serie. L'estate è durata 2 puntate, praticamente. Che ora ci tocca di pupparci un altro inverno? Non succede niente. Ora ci sarà da capire se Fiocco di Neve la caccia o no. La prossima puntata scopriremo se Fiocco di Neve mangia. In pratica questo è... Sì, se fa latte o no, se... Esatto. Se mangia o se viene mangiata. Esatto. Quindi... Esatto. Il discorso è sì, quello. Il macellaio, d'altronde. E quindi... Niente. Niente, rimarremo in attesa. Una specie di finish una parte, in pratica. Sì, perché... praticamente sì. È successo poco. Cioè, c'è strano, stato un bel plot twist. Sì, ma di solito le puntate di Audi sono piuttosto autoconclusive. Invece qui ci lasciano con la questione aperta, la questione della puntata aperta. Sì, praticamente sì. Non si sa niente di Fiocco di Neve. Hanno dovuto far vedere che ha provato a ammazzarsi un'altra volta. Sì. Audi, però vabbè. Per il resto, Nebbia si dimostra ancora una volta incredibile. È ampiamente il migliore in campo tutte le partite. Non c'è niente da fare. Senza Nebbia questa serie... No. Non ci sarebbe. Bene ragazzi, da qui è dallo studio è tutto. Non ci sono altri aggiornamenti e quindi direi che come sempre ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.